Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa, la zuppa di porro di oggi sabato 8 giugno. Sono, anche se all'aperto, l'aeroporto di Venezia. Devo dire, uno degli aeroporti più inefficienti che ho visto. Bello da vedersi, per carità, ma piuttosto inefficiente. Va bene, però sono all'aperto e quindi meglio. Ieri sono stata una bellissima manifestazione, Pordenone Pensa, con l'amico Fausto Bidoslavo. Grande, direi, veramente molto interessante. Allora, cosa è successo oggi sui giornali? Beh, insomma, i giornaloni, Corriere della Sera per primo, parla della questione del duello sui mini bot, sarebbero dei titoli di Stato con i quali lo Stato pagherebbe per esempio i crediti delle imprese ancora non pagati. E Marco Gai oggi, in un'intervista al, che è ex presidente dei giovani della Confindustria, in un'intervista a Renziano Doc, in un'intervista al Corriere della Sera, dice, e devo dire che è abbastanza efficace la sua critica: se volete pagarci con i mini bot, pagate prima i parlamentari con i mini bot e poi dopo ci pagate a noi, semmai. Insomma, noi vogliamo i soldi. Devo dire che questa roba di pagare le persone con titoli diversi rispetto alla moneta, insomma, un po' equivoca lo è. Oggi però non troverete sui giornali quello che è successo ieri sullo spread. Saluto Lia, Bartolomeo, Mary, che si sono messi in collegamento fino ad ora. Cosa è successo ieri con lo spread? Quando lo spread sale, cioè quando arriva a 290, 260 e a 300, succede un gran casino. Quando scende, e questo ovvio fa parte del tipico giornalismo di tutto il mondo, beh, insomma, ci si dimentica che è sceso lo spread. Ieri lo spread è risceso a quota 262 punti base. Ieri fanno un po' di casino quando arrivano. 262 punti base sopra al Bund tedesco, e cioè al 2,3% per un titolo decennale. Si tratta per l'Italia di titoli bassissimi, ma il punto sostanziale, perché ieri lo spread è sceso, nonostante si dica sui giornali, lo vedremo un po' tra poco, che l'Italia non conta niente in Europa, che i mini bot sono una cagata, perché è sceso? I mini bot sono sostanzialmente, Daniela, dei titoli di Stato che vengono emessi in virtù di qualche pagamento che si vuole fare, cioè sono moneta che di fatto viene creata, è inutile che ci giriamo intorno. Allora, lo spread ieri è disceso per il semplice motivo che ieri Draghi ha detto che la Banca Centrale Europea continuerà ad avere una politica fiscale monetaria accomodante, che i tassi non saliranno e che continuerà a fare il quantitative easing, cioè immettere e stampare mini bot in giro per tutta l'Europa. Lo fa la Banca Centrale Europea, non c'è bisogno che lo faccia l'Italia. Questo è il motivo per il quale ieri lo spread, nonostante i giornali oggi non ne parlano se non un po' il Sole 24 Ore, beh, insomma, è sceso. E sul fronte del governo ci sono due o tre notizie. La prima è che questo rimpasto sembra sempre più vicino, secondo quello che dicono i retroscenisti dei giornali, anche se sul Corriere della Sera, mi sembra la retroscena del Corriere della Sera, dice che Conte, non sia, anzi della Repubblica, non sia affatto contento di questo rimpasto, che vedrebbe uscire Toninelli dal Ministero dei Trasporti, la Grillo dal Ministero della Sanità, e inoltre, dicono tutti i giornali, vedrebbe sostituito Savona con Picchi o Bagnai. Pensate un po' voi, il leghista Bagnai al posto di Savona a occuparsi di affari europei. La vedo un po' come mettere Dracula all'Avis, come disse una volta Tremonte riguardo a Visco. Gli affari europei a Bagnai, insomma. E tirò del culetto che non cade il governo, dice Francesco Russo. Ah sì, Francesco Russo, me ne sono letto. Oddio, pure maleducato. Vabbè, insomma. Il rimpasto del governo pare che invece non piaccia per niente a Conte, che aveva detto nel suo discorso, come vi ricordate, nella sua conferenza stampa, che il governo non aveva intenzione di fare alcun rimpasto. Oggi c'è una piccola cosa che vi segnalo e di cui si accorge soltanto Maurizio Crippa sul giornale, sul Foglio. Cosa è successo? Che in Vietnam, oltre a Conte, in visita ufficiale o comunque pubblica, c'era anche l'ex ministro e parlamentare della Repubblica, Maurizio Lupi. E Maurizio Lupi chiede a Conte di poter ritornare con lui, cioè gli fa l'autostop sull'aereo di Stato che paghiamo tutti noi, e io sono ben contento che l'Italia abbia un aereo di Stato. E sapete cosa gli dice Conte a Lupi? No caro, in aereo con me non sali, perché il Presidente del Consiglio non vuole essere disturbato quando torna in Italia, perché deve parlare con i suoi collaboratori. Allora, se questa cosa è vera, e non dubito che sia vera perché Maurizio Crippa è una persona molto attenta, beh, insomma, il governo del cambiamento in cui il Presidente del Consiglio non fa salire un deputato nel volo di rientro in Italia perché vuole stare tranquillo con i suoi padroni, con i suoi, come si chiamano,
collaboratori è una cosa incredibile. In un paese civile si fa anche una piccola interrogazione. Conte, forse ti sei un po' montato la testa se veramente è vero che non hai fatto subito un parlamentare sul tuo aereo di Stato. Non lo so, se a voi vi sembra una cosa normale. E per quanto riguarda le nomine UE, non è una cosa normale come affrontano i giornali italiani, praticamente tutti, l'Italia. Cioè dicono l'Italia isolata per il messaggero, l'Europa decide, l'Italia non c'è. State bene attenti a questo titolo di Repubblica, l'Italia decide e l'Italia non c'è. È una stronzata, non è vero. Ieri c'è stato un pranzo, una cena ieri sera a Bruxelles, in cui c'erano i leader, due per ogni raggruppamento dei popolari, dei liberali e dei socialdemocratici. Bene, intanto, se posso proprio dirvelo, tra i liberali, i socialdemocratici e i popolari non c'era certo gente di questo governo, quindi ci saremmo aspettati forse un Tajani e un Berlusconi, ci saremmo aspettati uno Zingaretti e un Calenda, ma che c'entra questo governo in una partecipazione a una manifestazione in cui c'erano i leader dei tre grandi partiti dell'Europarlamento? Quindi questo è il primo aspetto che non mi sembra che sia assolutamente congruente. Seconda cosa, non hanno deciso assolutamente nulla, come era inevitabile che fosse. E ancora in più, vado avanti, secondo voi i leader dei popolari, cioè ieri in questo pranzo in cui si doveva discutere l'Italia è stata esclusa, insomma a Bruxelles chi c'era come leader popolari? La Merkel? No, una lituana e un croato, un lettone e un croato, non c'era né la Merkel e non c'era Macron. Quando noi parliamo male dell'Italia sui giornali italiani per dire quanto siamo sfigati in Europa, e quando questo spesso avviene, ma spesso anche non avviene perché vogliamo far vedere che il governo italiano è di pippe, è una cosa che mi fa venire il sangue al cervello. Vale per Conte, che non mi sta simpatico, vale per Berlusconi, vale per Renzi, vale per chiunque. Cioè dobbiamo dire che non contiamo nulla, siamo isolati. Nel frattempo lo stesso Repubblica ci dice che ci offrono la guida del Consiglio europeo, che è piuttosto inutile, e sfido tutti voi a sapere che cosa sia il Consiglio europeo in questa specie di architettura e di geometria impossibile dell'Europa, in cui ci sono 2500 consigli, comitati, commissioni, parlamenti, in cui nessuno decide nulla. Ci spetta infatti uno delle cinque grandi poltrone dell'Europa. Lo stesso Repubblica, nel giorno in cui dice che l'Italia non conta, ci dice che dovremmo andare al Consiglio europeo, vorrebbero darci il Consiglio europeo, e ci dice pure che Wiedemann, il candidato alla successione di Draghi, vorrebbe l'appoggio italiano e quindi farlo entrare nel board della... È veramente incredibile come i nostri titoli e il nostro orientamento politico dei giornali, in particolare Repubblica, sia imbarazzante. Repubblica riesce oggi a scrivere che l'operazione fatta ieri da Mediaset di spostare la sede legale in Olanda è perché è finito lo scudo d'azienda. Allora, Ettore Livini, che capisco comprensibilmente che non ami Mediaset, bisognerebbe spiegare una cosa. Cosa è successo ieri? Mediaset ieri ha messo insieme due società, quella spagnola e quella italiana. Ha deciso che le due società si fondessero. Queste due società fuse avranno una capogruppo, la capogruppo rimarrà quotata sia in Spagna sia in Italia, pagherà le tasse sia in Italia sia in Spagna, sarà soggetta alle regole sia in Spagna sia in Italia, che esistono ancora ora, quindi se qualcuno le vuol fottere, le può fottere ancora ora. Cosa cambia, caro Livini? Ma non ci vuole tanto, bastava leggere il comunicato stampa di ieri. Cambia una cosa, una paraculata che ha inventato per Silvio Berlusconi, può piacere o non può piacere, che magicamente andando in Olanda il 33-34% delle azioni di Mediaset varranno il 57% dei diritti di voto, perché questo lo permette la legislazione olandese. In questa maniera i francesi, che hanno cercato di scalare Mediaset, se la prendono in saccoccia, e soprattutto con queste azioni si potranno fare nel futuro scambi carta contro carta da parte di questa holding olandese con altre società per poter fare un gruppo paneuropeo. Può piacere, può non piacere, ma in questo caso le leggi ad personam e diciamo lo scudo ad azienda, come dice Levini, non c'è, non esiste, è una stronzata. Però facciamoglielo dire, un tabaccaio uccide una persona che era entrato di 24 anni, moldava, che era entrata nella sua tabaccheria di notte con due complici, è la settima rapina che subisce, due posizioni. La prima è quella di Giordano, e vabbè, però ditecelo, perché se questo qua viene veramente indagato per eccesso di legittima difesa e c'ha un processo, allora questa legge sulla legittima difesa non serve assolutamente a nulla. Dall'altra parte il feltrino sulla stampa ci spiega come questa legge in realtà era soltanto una legge bandiera e che non servirà a nulla.
E il fatto se la prende con Salvini perché dice che non va a un vertice europeo e ci manda Molteni sull'immigrazione, Sallusti bisticcia, ma in realtà non è partito lui, con Belpietro e con Farina perché gli danno lezioncine di giornalismo, e devo dire che almeno su Farina Sallusti ha ragione, perché ha rischiato il carcere proprio per un pezzo scritto da Farina. Bello il pezzo oggi del Daily Mail sulla storia incredibile, che è tipicamente inglese, del parlamentare Gove, che dovrebbe essere diciamo uno dei concorrenti di Theresa May, che 20 anni fa ha pippato come un riccio, insomma si drogava, prendeva cocaina, e stava per uscire un libro in cui avrebbe denunciato questo suo vizietto, e lui dice: l'ho fatto 20 anni fa, me ne vergogno, me ne scuso, ma oggi sono un'altra persona. Esprimi il tuo pensiero senza lettura dei giornali di parte, infatti per me non serve a nulla, dice Francesca. Per Giorgio dice: